Ciao ragazzi, rieccomi con un nuovo video. Sono a Monte Pradone, vicino Ascoli, al polo logistico Marconi. Non so chi di voi lo conosce, io non c'ero mai stato e oggi è la prima volta che sono qui, tra parentesi. È molto bello il fatto che con questo lavoro, con questa azienda, ho la possibilità di scoprire tanti posti nuovi, a differenza delle mie due precedenti esperienze, dove avevo sempre i soliti tragitti, i soliti viaggi da fare. Qui invece da ginevrino ho sempre cose nuove. Anche il viaggio di andata è stato diverso dal solito. Mi sono recato a un paesino a 700 metri sul livello del mare per scaricare delle lenticchie che ho caricato da Lofrese a Gravina. Chiusa parentesi. Allora, sono qui. Sono le 18:14 e sono qui ad aspettare la grazia benedetta che inizia a caricare per scendere giù direzione, già so la direzione, a Modugno. E sono arrivato stamattina qui intorno alle 11:30, avevo fatto presto lì allo scarico delle lenticchie e credevo che venendo qua, appena arrivato, mi potessero subito caricare per poter scendere subito e magari avere anche la fortuna di scaricare già ad oggi, stasera, e stasera stessa essere a casa. Ma era troppo bello per essere vero e quindi sono arrivato dopo le 11:30, mi hanno dato la sorpresa, mi hanno dato la notizia bomba che caricavano dopo mezzanotte. Quindi io sto dalle 12 più o meno qui fermo in attesa che arrivi mezzanotte. 6 ore l'abbiamo fatta, ora aspettiamo altre 6 ore. E quindi questa è la situazione. E questa attesa, le attese sono l'aspetto più peggiore dal lavoro del camionista. È una situazione che sono delle situazioni che ti mettono paranoia, ti mettono angoscia, ti mettono un cattivo umore, perché io potevo benissimo essere caricato prima e avere tutto il tempo con tutta calma di scendere e magari, ecco, non dico scaricare a Bari stasera, perché era impossibile, visto che comunque sarei arrivato in un orario non idoneo per lo scarico, però ora già magari mi trovavo a Bari e domani mattina appena apriva ero lì pronto per essere il primo. Invece no, devo aspettare qui mezzanotte, magari finisco di caricare alle 1, poi scendere veloci e non essere più primo allo scarico. Mi preme finire questo viaggio di ritorno perché domani, giovedì, ho un impegno personale, quello che vi avevo accennato ieri nel precedente video, e quindi ecco, la mia premura è finire questo viaggio di ritorno ed essere a casa nell'orario utile per poter espletare le mie cose personali. Quindi questo video, ecco, vi voglio, il tema sono le attese infinite. Poi vedo c'è quella maleducazione da parte dei magazzinieri. Leggevo in un post, in tanti post su Facebook di questa non unione, non collaborazione tra tutta la filiera della logistica. Purtroppo ognuno pesa i propri comodi e l'autista è quello che ne va di peggio, perché tu
potevi stare benissimo a Bari, potevi benissimo aver finito il tuo impegno e magari già prendere la strada per casa. Invece no, sei qua buttato in questo parcheggio con un sole opaco, rompicoglione. Infatti ho dormito un paio d'ore verso le 2 quando il camion è acceso perché fa un caldo incredibile in cabina, non si riesce a prendere sonno. Il collega qui accanto è da prima che io mi parcheggiassi con la macchina accesa, secondo me. Comunque, questo era il sunto della questione, di queste attese. Ah, volevo, prima di concludere questo video, raccontarvi la disavventura che mi è capitata stamattina, proprio allo scarico delle lenticchie. Allora, sapete che io ho, per districarmi nelle consegne, nei luoghi dove non conosco, utilizzo il TomTom che ho in cabina, ho il Google Maps sul telefonino. A volte li utilizzo entrambi anche per confrontare chi mi dice una cosa e chi mi dice l'altra. Allora, quando non conosco le vie, di solito metto il paese e poi la via specifica la vado a trovare su Google. La consegna di stamattina non appariva su Google Maps. Ho avuto la posizione da un collega che c'era già stato precedentemente e quindi ho impostato la posizione su Google e mi sono diretto tranquillamente in questo posto. Arrivato a una rotatoria, a pochi metri dall'obiettivo, la Google Maps mi diceva di fare la terza uscita dalla rotatoria. Sono arrivato in rotatoria e in questa rotatoria c'erano quattro strade, tutte piccoline. Una portava in un campo, un'altra era con la brecciolina bianca e una terza, quella che io poi ho fatto, era asfaltata, però era strettissima. Allora io, convinto che Google Maps mi dicesse la giusta direzione, ho imboccato questa terza uscita. Però non vi dico, ragazzi, allora c'erano gli alberi che erano, se non erano altissimi, mi hanno magari sicuramente graffiato i rimorchi, ne ho rotti tantissimi, era proprio strettissimo, andava giusto giusto il camion. Ho fatto giusto 50 metri, poi mi sono reso conto che qualcosa non andava. Ho chiesto a due persone che ho incrociato se era la strada giusta per raggiungere l'azienda che io vedevo sulla destra dove andare a scaricare. E loro mi avevano detto che non era quella la strada giusta, bensì quella, la seconda uscita dalla rotatoria, quella con la brecciolina bianca. Ho dovuto fare retromarcia, con molta, molta difficoltà. Ma la cosa più difficile è stata quando sono arrivato all'inizio della strada e dovevo girarmi per far sì che mettessi il rimorchio nella giusta posizione della rotatoria per poter poi rifare e imboccare la strada giusta. Me la sono vista veramente, veramente brutta, però con molta tranquillità, cosa che prima non avevo, ne sono uscito fuori. Tutto qua, ragazzi, cose che capitano. Va bene, ci si vede al prossimo video e buon lavoro a tutti.